Allora, ci siamo fermati a mangiare, no? Si è appena finito di mangiare panino in autogrill a Norimberga, siamo quasi. Sì, più o meno, sì. C'era una macchina BMW nero che ci ha girottolato intorno 3 o 4 volte, ma così è l'autogrill, fra camion, macchine, camper e tutto quanto. Io si è detto, ma ha girato una volta, due volte, poi guardava dal sotto, anche ci sono fermati dietro. E poi sono ripartiti. Ma il fatto è che noi non ci sono piaciuti, no? Si è detto andiamo via. Si è fatto per partire, li siamo passati accanto, paletta. Quindi era un controllo in borghese, ci hanno perquisito noi la macchina, un sacco di domande, cosa si faceva, da dove si veniva, però molto tranquilli, eh? Se ci potevano fare il test antidroga e non ho sentito nessun tipo di problema. Niente, svuotare le tasche, hanno guardato dentro la macchina, dentro le borse. Le domande più strane, cioè tipo ci hanno detto se avevamo delle pistole, sì. Se avevamo del TNT, cioè dell'esplosivo. Così, come se uno portasse sì. Un esplosivo così. Mi ha detto se avevamo del gas, io gli ho detto c'ho il gas per il fornello, mi ha detto no, quello no. Non so cosa sia. Insomma. Mi ha detto se avevamo della droga dietro con noi, e gli abbiamo detto io ovviamente di no. Poi ci ha spiegato un po' come funziona in Germania, che praticamente puoi usare qualsiasi sostanza che vuoi, l'importante è che tu non ti metta alla guida e che non ce l'hai addosso. E niente, dopo che ci ha fatto la perquisizione. Perquisiti, per bene, alla fine l'abbiamo chiusa. Cosa facevamo? Ah, sì, ma l'abbiamo chiusa con Teddy, col guinzaglio in bocca, che è andata a salutare la poliziotta. E ci ha anche salutato in italiano. Sì. Ci mancava questa, ma però sono stati gentili, cioè molto sì. Tranquilli. Tutto questo sotto la neve, perché nevica anche qui a Norimberga. Ah, ma ha detto cosa avevamo dentro le taniche, se trasportavamo qualche sostanza tipo alcol o qualcosa del genere. Era detto, no, sono vuote. Bene. Vabbè. E anche questa è andata. Ciao. Winter's here, the snow is falling on our car. As we drive for miles to that little town called home. Tinsel hangs from every corner of the house. Siamo in Italia, siamo rientrati nel nostro paese, un po' malincuore, eh? Però anche Teddy si lamenta, vedi, si lamenta. Abbiamo portato dietro la neve. Abbiamo portato la neve fino qua e sì, c'è un po' di tristezza per il rientro, però giustamente i viaggi... Però ci sono nuovi progetti. Che... Ah, quelli si pianificano già strada facendo. Poi vi sveleremo man mano. Diciamo però, che dai. Non ci siamo trasferiti, abbiamo fatto un viaggio, quindi è anche giusto rientrare. Poi la soglia dei 10.000 km l'abbiamo appena superata. Da 175 km. Sì. E niente. Adesso manca ancora 300-400 km arrivare a casa. Più o meno. Buti, che oggi. Oggi due. Com'è? E nevica. Anche a Buti. Va. Ok. Niente. Ci vediamo fra un po'. Amore, allora? Ora mi è preso la scopa e voglio andare a casa. Manca poco, eh? Sì, un paio d'ore. Teddy, contento di andare a vedere, trovare Nau? Sì, c'è il gatto. Vedrai, quando arrivi a casa, metti pronto, la dici, dove sei stato tutto questo tempo? We got stockings hung, we know we're flowing from the top. Da notare 13 gradi. Infatti il caldo si muove, c'ho anche il giro. Oddio, la papala. L'abbiamo fatta?
ce l'abbiamo fatta. Ora si può dire che il viaggio è concluso. Contenta anche di essere tornata a casa. Dispiaciuta per aver lasciato tutto là, però è giusto che sia così. Arrivati! Siamo arrivati. Ce l'abbiamo fatta. Sì. Allora, 10.630 km. Non pochi, eh? Non pochi. È andato tutto molto bene. Volevamo innanzitutto fare due ringraziamenti velocissimi. Uno all'HDP 4x4 per averci preparato la macchina, che si è comportata non bene di più. E un altro a Giselabs per la camperizzazione, che ci ha permesso di dormire in macchina e di avere il comfort, passatemi la parola, però possibile per questa avventura. E poi ho un po' di complimenti anche a noi, che siamo riusciti a fare soprattutto tutte le situazioni soprattutto senza avere... No, veramente grazie a tutti. Anche a chi ci ha seguito. Chi ci ha seguito, chi ci ha supportato in tutti i modi possibili, dalle visioni a chi proprio ci ha messo del suo. E soprattutto continuate a seguirci, perché arriveranno un sacco di altre belle cose da fare e da supportarci, come sempre. Progetti tanti, eh? Progetti tanti. Bene, ora noi andiamo a parcheggiare. Iniziamo a scendere i primi bagagli e poi ci mettiamo con calma. E poi ci vorrà un paio di giornate per ripristinare la macchina, ma quello è un altro discorso. Calma. Con calma. Vedrete in seguito cosa non uscirà dai sottofondi della macchina. Di tutto. Non lo sappiamo neanche noi, quindi va bene. Oh, grazie ancora a tutti. Grazie a tutti, veramente, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Allora, da dove siamo partiti? Siamo tornati. Ci ritrovate. Siamo a casa, iniziamo a smontare la macchina, che è un'impresa anche quella. Brava. E piano piano rimettiamo tutto in ordine. Così man mano che adesso smontiamo sopra, vi facciamo vedere anche com'era il riscaldamento proprio della macchina. Nel vero. Sì. Oltre che vederlo in funzione e via. Adesso prendiamo due chiavi inglesi e incominciamo. Perché abbiamo capito che la scaletta manca, io ci posso montare. Come la faccio? La scaletta bisogna metterla per forza. Ghiaccio è tutta un'altra cosa, eh? Col sole, eh? Col sole, tutte le cinghie belle morbide. Allora, 2 minuti. Ora vi facciamo vedere il nostro riscaldamento, come l'ha fatto dentro. Eccolo qua. Allora, qui abbiamo il serbatoio del gasolio e qua il motore. Di qua il famoso buco da dove facevamo uscire il tubo. E qua c'è la presa d'aria montata. Tramite l'interruttore dentro si metteva in moto, semplicissimo ma più che funzionale. Smontato, eh? L'abbiamo fatta. No, ma è semplicissimo, con quei connettori che hanno fatto HDP veramente è rapidissimo. Adesso ve li faccio vedere. Sì, qui sembra che noi si campeggi anche oggi, ci siamo appropriati. D'altra parte bisogna lavare e far asciugare tutto. Non è male, anche mettersi un po' qui a sedere al solicchio. A che si fa, la brace?
Quasi quasi, sì, tanto il carbone c'è. Sì. Ho a che fare. Qui si tratta solo di mangiare. Diventa larga al doppio. Mamma mia. Guarda qua, non sembra neanche la nostra macchina. Ottimo lavoro. Sì, ora c'è da passarci un po' un pannettino. Però...